E dopo il Capodanno sicuramente si torna ad un'alimentazione un po' più sana, un po' più bilanciata, però non possiamo gettare quello che è avanzato a casa nostra, ad esempio il panettone, perché Francesco avanza sempre un panettone a casa. Siamo nel laboratorio di pasticceria di Francesco Cassarino, Peccati di Gola, e oggi vi proponiamo un dolce molto semplice da realizzare con quello che è rimasto, cioè un panettone. Per continuare così a prolungare le nostre feste, magari ci concediamo un dolce, magari prepariamo un pranzetto leggero, però recuperiamo il panettone. Sì, diciamo che questa è un'altra variante, una cosa diciamo che a casa la casalinga può benissimo preparare, perché dove reperisce della cioccolata fondente e un po' di burro, può aggiungere anche un po' di panna, prende quel panettone che magari i bambini alcune volte non sono molto portati o perché c'è il candito, così via, e alcune volte si ha la difficoltà proprio a piazzarlo. E invece in questo modo diciamo diamo la possibilità di consumarlo a casa con una semplicità unica, dove ci procuriamo, abbiamo della Nutella, abbiamo del cioccolato, abbiamo il panettone, e diciamo che già abbiamo tutto l'occorrente per poter realizzarlo. E trasformiamo un semplicissimo panettone con i canditi in un dolce buonissimo al cioccolato. Procediamo come? Tagliamo il nostro panettone. Tagliamo sempre il nostro panettone, naturalmente non ha un senso diciamo come tagliare il panettone, noi stiamo facendo piccole quantità. Ricavarle cubetti. Sì, diciamo cubetti o anche, anche semplice. Sì, non ha una regola. Anche se i vostri pezzettini non fossero perfetti e perfettamente irregolari, vanno bene lo stesso. Sì, ma per carità. Saremo meno bravi del nostro. Le dolci che fanno a casa le casalinghe. Perché non trovi, diciamo, non trovi l'estetica di un professionista, ma trovi il gusto e l'amore di una mamma, di una moglie. Quindi sta confessando che anche un pasticcere può mangiare un dolce non preparato in maniera professionista. Sicuramente. Questa è una bellissima notizia. Ma sicuramente lo deve fare, perché anche dalle casalinghe tu puoi apportare qualcosa che è sempre un qualcosa in più che tu impari. Non è detto che tu sei un professionista, e ci sono dolci che si trovano anche adesso nella grande distribuzione, ma sono nate nelle cucine delle nonne. E allora è vero quando qualcuno prima di noi ha detto che si cucina pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare, è vero? Sì, no, è vero. Allora se vuoi tu mangiare, non è il caso che tu devi cucinare. Puoi anche comprarti un qualcosa di pronto e mangi. Ma invece quando si fa per amore? Quando si fa per amore tu cucini qualcosa e allora lo prepari con parsimonia, con magari stai attento a tutte le cose. Stai attento anche alla fiamma di come cuoci. Se si ha fame, la fame è un'altra cosa, il mangiare sono due cose differenti. Certo. Sicuramente sotto il vostro albero di Natale sarà avanzata una stecca di cioccolato fondente che con tutte le corni di questo periodo magari abbiamo un po' ignorato. Allora noi la recuperiamo sciogliendola e adesso la utilizziamo come, Francesco? Niente, in pratica abbiamo fuso, diciamo, consideriamo magari un 200 grammi di cioccolato fondente, che sia al 70% al 40%, questo conta poco. È quello che abbiamo, insomma. Quello che abbiamo a casa. Sicuramente una boccettina di Nutella ce la ritroviamo a casa. Chi di noi non ha una Nutella a casa? Allora, abbiamo mescolato i nostri pezzettini di panettone con del cioccolato fondente. Abbiamo della crema di cioccolata, comunemente nota come Nutella. Sì. Quanta? Ma considera in pratica che ho fatto in 200 grammi di cioccolato, 100 grammi di Nutella, che ci serve in pratica per ammorbidire la parte solida, diciamo, del cioccolato. E ci permette così in questo modo che non sia molto nel mangiare con l'asciugatura troppo rigido e sentiamo questa piccola croccantezza. Abbiamo steso nel frattempo un po' di carta forno e adesso realizziamo i nostri croccantini. Sì, diciamo che sono dei croccantini, li stiamo preparando in una maniera molto semplice, in questo modo. Diciamo ci aiutiamo con cucchiaio e contro cucchiaio, come se stessimo facendo chiamiamole delle praline, diciamo, ma vengono più dei bonbon, qualcosa diciamo per incuriosire anche
a casa i nostri ospiti. I nostri ospiti. Anche i nostri cari. Ma sicuramente i nostri cari sono i primi ad allietarsi il palato di quello che preparano le nostre casalinghe, mamme o le nostre mogli. Con il doppio risultato di non avere gettato il panettone, perché lo diciamo sempre, non si getta niente, e nel frattempo prepariamo anche qualcosa che piace tanto ai bambini, ai quali non diremo che dentro c'è il panettone con i canditi. Sì, diciamo che il segreto è questo, perché i bambini oramai sono distratti da altre cose e alcune volte si fa fatica a far mangiare questi bimbi un mangiare, diciamo che magari, voglio dire, il panettone è un mangiare sano, però cercano sempre la scusa, c'è l'uva candita, c'è questo, c'è quell'altro, mettendo la cioccolata e facendo in questo modo noi andiamo a, in pratica, ad offuscare la loro mente e arricchendola, diciamo, col discorso che abbiamo del cioccolato, tutto qua. Questo invece non andrà in forno. Questo non andrà in forno, stiamo sciogliendo adesso altra cioccolata. È come se andiamo a fare un rivestimento, lo mettiamo, questo dovrebbe andare in frigo una ventina di minuti. Adesso noi lo passiamo in abbattitore, così diciamo che... vediamo il risultato immediatamente. Sì, diciamo che in 2 minuti abbiamo il risultato già finale. Vedete quante praline riusciamo a fare con veramente pochissimo prodotto. Diciamo un quarto di panettone e un po' di cioccolata. Infatti era ancora di meno. Diciamo che in questo modo tutto quello che è a casa abbassa un po' di fantasia e poi il resto conta poco. Adesso stiamo preparando la cioccolata e andiamo a pralinare. Li passo in abbattitore, 2 minuti e già ce li abbiamo. Naturalmente voi a casa non avete l'abbattitore, ma avete sicuramente un frigorifero e li preparate la sera prima, magari per il pranzo o anche per un'ora prima. Ecco, stiamo andando a pralinare i nostri dolcetti. Dolcetti, sì. In pratica, dopo averli passati in frigorifero, naturalmente per chi è a casa si è preparato la sua cioccolata fusa, non deve fare altro che adesso, sì. E completiamo poi con la granella di? È una granella questa di amaretto, ma a casa guarda, va bene con la qualsiasi cosa, perché a casa c'è sempre una noce, un qualsiasi la cosa. La frutta secca sarà avanzata anche quella? Esatto, la frutta secca stessa, guarda, puoi fare, diciamo, riutilizzarla in maniera tale che tu arricchisci, incuriosisci, naturalmente, voglio dire, tutto quello che c'è a casa non dobbiamo necessariamente avere le quantità, ma quantomeno, ecco, io adesso mi sto aiutando magari in una ciotolina piccolissima. Ecco qui, adesso andrà ancora in frigo? No, adesso già il dolce è pronto da mangiare. Ecco qua, tagliamo il nostro pasticcino, buonissimo sicuramente, un cioccolatino. Sì, diciamo che è un cioccolatino, l'abbiamo tagliato, adesso noi lo assaggiamo, speriamo che lo fate voi a casa. Ma sicuramente, e allora rifatelo perché l'aspetto è veramente fantastico. Buon proseguimento di festività dal laboratorio della pasticceria di Francesco Cassarino, è tutto, grazie Francesco. Grazie a voi, buon felice 2017.